In questi giorni sto meditando il Vangelo di Luca e mi colpisce sempre il fatto che Gesù, quando inizia la sua missione, la inizia facendosi uno di noi. La sua missione vera e propria inizia quando lui ha 30 anni, ma noi sappiamo che lui è il missionario mandato dal Padre, avvolto in quelle fasce. E la concluderà questa sua missione lì, in quella grotta del Golgota, dove il suo corpo verrà deposto. E vorrei augurare alla mia comunità diocesana, alla nostra amata Chiesa Palermitana, che anche il Natale per noi sia questa rinnovata opportunità che abbiamo di ospitare il Signore nella nostra vita e che Lui ci possa rendere così missionari con la nostra vita, attraverso una vita bella che è capace di coinvolgersi come Dio si è coinvolto totalmente con noi uomini nel suo Figlio, nato a Betlemme, morto sulla croce, ma il risorto. E vorrei guardare al Natale non perdendo di vista tutto il mistero di Gesù, il mistero di Cristo, alla luce anche della risurrezione, perché è lì che ci dobbiamo poi proiettare. E l'augurio più bello che sia un Natale di luce, che prepari la luce anche pasquale, quella luce che dobbiamo condividere con tutti i nostri compagni di viaggio, che sono gli uomini e le donne che stanno accanto a noi, con i quali viviamo ogni giorno, sono gli uomini e le donne delle nostre città che dobbiamo rendere sempre di più luminosi, accoglienti, vere, belle, perché ogni uomo si possa sentire a casa.